quello che non deve dire, quello che è stato detto dopo la partita con Notaresco, sì, perché lì senza fare nomi ha generato una confusione enorme. Chi è sti giocatori che non dovevano giocare più, come ha detto in quella intervista? Chi sono questi giocatori? Fedeli aveva tutte le coppe del mondo, aveva quella mania di fare così, ma diceva i nomi. Certo. E lui, stai zitto, no? Se non vuoi fare i nomi, stai zitto, poi ne parli dopo. Da un presupposto, certe cose magari andrebbero dette dentro lo spogliatoio più che alla stampa, poi a caldo. Nettamente così. Ha parlato con il mister addirittura il martedì prima dell'allenamento, perché c'è anche la riflessione della domenica sera, il lunedì, che uno rivede le partite del giorno precedente e vede anche più errori rispetto a quelli che vede in diretta. Criticare l'allenatore no, non lo ritengo giusto, io ritengo noi lo possiamo fare, ma il presidente della società, che è il suo datore di lavoro, non lo dovrebbe criticare, Massi è un tifoso, a volte fa così, però penso che dopo averci dormito, molte volte dice il sonno porta consiglio, no? La notte porta... E dopo, il giorno dopo, comincia un po' a stemperare l'adrenalina e allora comincia un po' a riflettere su quello che devi dire.